Si sente, sì. Buonasera, io sono Gianfranco Aragone, sono uno storico. Solo gli storici possono spaventare più di un giurista, guarda. Però io non farò un intervento da specialista, ma hanno fatto bene Alessandro Agostino e Dottor Sciarrone. Secondo me hanno fatto due interventi molto importanti e cioè, l'argomento di discussione ci sarebbe anche solo partendo dalle cose, dai problemi che hanno, dalle cose che hanno detto, dai problemi che hanno sollevato. Io dirò qualcosa su cui ho riflettuto in questo periodo, sperando che sia di qualche interesse. Diciamo così, mi porrò alcune domande su cui non ho risposte certe, ma che credo possano insomma, essere anche utili, spero, insomma, a una discussione successiva. Intanto, io credo che il carattere, ma non è la mia testa, il carattere più evidente di questo decreto, in tutti i suoi aspetti, come Rocco diceva, se ci pensate, è il carattere legato all'incertezza. Cioè, come sarà applicata questa cosa? Quando sarà applicato, sarà applicata questa cosa? Chi lo deciderà? Qui ci sono due risposte possibili, forse di più, ma me ne sono venute in mente due. Uno è il fatto che ci si garantisce uno strumento, una possibilità di intervento, in un contesto però un po' preoccupante, perché in realtà il tema che sollevavano bene sia Alessandro che Rocco è quello del contesto. Cioè, in una condizione di democrazia noi dobbiamo avere la certezza del diritto, non la possibilità dell'arbitrio. Perché se si apre questa strada e questo decreto lo apre, allora le analisi da fare sono più preoccupanti. L'altra possibile risposta è che questa, però è correlata naturalmente, oltre che una possibilità, è una vera e propria arma. È un'arma contro il dissenso, evidentemente, è stato detto molto bene, è un'arma però non soltanto politica in senso stretto, è forse un'arma di natura culturale, di natura cioè è legata ai costumi, agli stili di vita che hanno evidentemente preso nel mondo giovanile, no? Si diceva nel manifesto che annunciava questa cosa, un carattere che è politico, no? Il modo di vita può essere una denuncia del contesto in cui si vive e anche la prefigurazione di un altro modo di rapportarsi con l'altro, quindi un altro rapporto sociale possibile. E qui evidentemente c'è dietro l'idea invece di un tipo di rapporto sociale, di un tipo di società che è conforme e che è conformistica. Quindi questo decreto ha effetti politici, giudiziari, quello che vogliamo, ma anche e forse soprattutto culturali. E questo è inquietante per certi versi. Anche perché ci si può chiedere se la crisi della democrazia, perché poi di questo, no, Alessandro, un po' si parla, cioè, non diventa, non stia diventando lentamente un congedo dalla democrazia. E se diventa questo, anche qui, insomma, il tipo di ragionamento da fare è di altro tipo. Cioè, l'impressione, però una questione su cui non sono certo, è che una parte delle classi dominanti stiano prendendo congedo da una certa idea di democrazia, che è quella che dicevi tu, ed è una scelta, se la fanno, davvero preoccupante. Il secondo punto, siamo di fronte a una sorpresa? Cioè, siamo stati tanto sorpresi di fronte a questo decreto? Io non penso siamo stati tanto sorpresi, soprattutto in un contesto come quello di Torino. Ricordo che una delle volte in cui ci si è trovati così numerosi, forse anche di più all'epoca, in questa sede universitaria, fu per quella bella assemblea Cosa succede in città dopo lo sgombero dell'asilo, se qualcuno di voi c'era lo ricorderà. Ecco, Torino chiaramente è un caso emblematico, la magistratura a Torino ha usato il pugno di ferro, lo usa continuamente, abbiamo continuamente studenti, dottorandi, sottoposti a misure repressive di fatto in maniera inquietante. Qui
la una parte della magistratura, va detto con onestà, prende di mira ogni forma di critica politica, ma anche ogni forma, di nuovo, no? Si parlava prima di stile di vita, ma di stile di militanza politica che non è di nuovo conforme o inserita nelle tradizionali forme dell'agibilità politica, quelle specie di partito politico che sono partiti politici che sono rimasti, non lo sono più davvero dei partiti con delle sedi, con delle attività vere e proprie, o quei movimenti che si sono presentati in anni recenti come alternative, ma si sono anche dimostrati piuttosto facilmente integrabili. Ecco, chi si muove fuori da questi contesti è oggetto continuamente di misure di attenzione e di criminalizzazione. Non sorprende che discutiamo, come ci hai detto all'inizio, in un contesto particolare che è legato ad Askatasuna oggi, ma si possono fare tanti altri esempi, a Torino, non sorprende che poi al centro di queste misure ci siano soggetti, organizzazioni, legami che sono legati a chi mette in discussione gli assetti di potere consolidato, chi mette in discussione la proprietà. Ah, hai citato una realtà che ha fatto della lotta contro gli sfratti un tratto caratterizzante. Chi denuncia la tradizionale e ineguale distribuzione della ricchezza nella società? Cioè, questi sono gli obiettivi. E questo, mi ricordava Rocco la vicenda dei migranti, ecco, chi si schiera da quella parte viene criminalizzato, accusato, perseguitato. Lo sappiamo, chi ha fatto delle lotte contro i CIE, contro quello che sono chiamati, insomma, è stato oggetto di particolare. Ora, non vorrei adesso fare un discorso troppo lungo e da storico, però io vedo anche un tratto comune nella storia d'Italia, nel modo in cui lo Stato, da quando è nato, si è rapportato ai movimenti alternativi. La trasformazione dell'oppositore politico in delinquente è un tratto che caratterizza lo Stato dall'inizio. Insomma, nel 1898 si tenne una straordinaria conferenza contro il pericolo anarchico, chiamata, convocata da un sovrano che neanche voglio nominare, che finì in una sorta di buco nell'acqua, però diede origine a un collegamento all'Interpol che nasce proprio a partire da quella vicenda. Insomma, proprio all'epoca si parlava di bande di malfattori, poi si è parlato, la faccio breve perché non devo fare una lezione di storia, però se pensiamo agli anni 70 del Novecento in Italia, i processi per banda armata, i processi per terrorismo, per queste attività sono stati utilizzati come strumento di avvertimento. L'avvertimento è sempre lo stesso: non associatevi, non organizzatevi, non unitevi. Questo è il messaggio che arriva e su questo, secondo me, a questo livello bisogna essere in grado di rispondere. E il tentativo è quello di fare della paura uno strumento di governo, ma anche qui non è una cosa che ci sorprenda, però bisogna averne consapevolezza. La paura come strumento di governo e di gestione del conflitto, dei problemi che abbiamo, è inquietante. La domanda, ecco, e poi chiudo perché l'ultima domanda che faccio è, non è proprio una domanda da nulla, è perché? Perché oggi si riprende quel filo lontano? Sarebbe molto interessante discutere sul modo in cui vengono fatti i processi. Il processo Skripka-Manet è estremamente interessante perché il tipo di organizzazione che viene denunciato, le pene che vengono erogate, che sono inquietanti, di nuovo uso questa parola non a caso, sono stati comminati nel primo e secondo grado di giudizio fino a 20 anni di carcere, poi la Cassazione si è mossa in tempi recenti rubricando uno dei reati, un pacco bomba che non fece nessun tipo di ferito, di feriti, a strage politica, che prevede l'ergastolo. E ricordo che Alfredo Cospito sta pagando per questo, al di là di quello che si pensi politicamente su quegli atti, quello che sta pagando è diciamo un prezzo altissimo, perché c'è a rischio la sua vita. Di questo, no? L'ergastolo stativo, 41 bis, sono cose da denunciare, ma
finisco la domanda: perché tutto questo? Se la democrazia costituzionale, quella emancipativa di cui si parlava, è sostanzialmente disinnescata, almeno attualmente nelle sue potenzialità emancipative è abbastanza disinnescata, se i movimenti sociali radicali, quelli che oggi siamo anche qui a tutelare in qualche modo nelle loro forme concrete, insomma, sono comunque, mi pare, lontani dal poter sfidare lo stato di cose esistente, praticamente, concretamente e con effetti di trasformazione, se i settori sociali subalterni sono sostanzialmente tacitati, silenti, se non in qualche caso, ma insomma, in maniera, sono piuttosto controllabili attraverso la precarietà, la povertà, attraverso il silenzio a cui sono sottoposti, perché questo accanimento che diventa quasi persecuzione? Perché? Può essere, la risposta potrebbe essere una forma di repressione preventiva, ma io temo che questa sia un po' una risposta consolatoria. E allora qualche ipotesi. Io non credo che succeda perché c'è nella società una forte opposizione sociale e quindi il potere si schiera contro l'opposizione, perché non mi pare che sia questo il caso. Raccontarselo rischierebbe di essere un po' consolatorio, forse. L'opposizione sociale invece mi sembra, perché voglio dire ancora una volta, con sforzi che le singole persone e i gruppi fanno in maniera straordinaria, perché chi si organizza oggi ha davvero grande coraggio e va tutta la mia ammirazione, però l'opposizione sociale nel complesso mi pare debole, frammentata e anche in parte disorganizzata, nel complesso. Forse succede perché abbiamo questa ormai pratica della spettacolarizzazione e anche quindi in quei settori i processi devono diventare uno spettacolo, forse per favorire qualche carriera o dare un po' di luce a qualche figura. Certamente, lo dicevamo stamattina in una lezione che abbiamo fatto, la spettacolarizzazione si sposa con la depoliticizzazione. Quando spettacolarizzi non discuti di politica e non fai politica, e o riduci la democrazia appunto a quella cosa lì. In qualche caso, forse la terza ipotesi, tutto ciò è un esercizio, una preparazione per momenti in cui si potrebbe. Allora, che fare di fronte a tutto questo? Io credo che sia molto utile questo tipo di incontro, quindi informare e controinformare, raccogliere tutto ciò che succede, perché è importante sapere con precisione cosa succede, quando e dove. Quindi fare un'operazione di controinformazione organizzata, questo sarebbe il primo punto interessante. Poi intorno a queste cose confrontarsi e voglio dire anche unirsi, no? Questo tipo di incontro anche per noi è interessante e credo che una realtà come quella accademica di questo si debba occupare seriamente. E poi accettare che nella situazione difficile che viviamo riorganizzare nella pluralità di ruoli, anche nelle differenze di ruoli o di prospettive, è un compito che forse sfida questa dinamica drammatica che stiamo vivendo e in parte denunciando. Grazie. No, c'è lì.